Amici 2023, anticipazioni ultima puntata 12 marzo, chiudono gli accessi per il serale. Le anticipazioni riguardanti la programmazione di Amici 2023 rivelano che, quella di domenica 12 marzo, sarà l'ultima puntata ad andare in onda nella fascia del primo pomeriggio domenicale di Canale 5. Si avvicina infatti il momento del serale, che porterà poi alla proclamazione del vincitore assoluto di questa 22esima edizione. Nel dettaglio, le anticipazioni su Amici 2023 rivelano che la programmazione del talent show riprenderà regolarmente a partire da domenica 5 marzo, quando verrà trasmessa la puntata registrata la scorsa settimana, prima della morte di Maurizio Costanzo. Intanto, però, venerdì 3 marzo la conduttrice tornerà in studio per la registrazione dell'ultima puntata del pomeridiano di Amici 2023, che sarà poi trasmessa domenica 12 marzo. Si tratta di un appuntamento particolarmente atteso dal pubblico di Canale 5, dato che saranno chiusi gli accessi per il serale e verranno consegnate le ultime maglie d'oro che permetteranno agli allievi di poter conquistare o meno il loro posto nel prime time. Le anticipazioni sull'ultima puntata di Amici 2023 rivelano che sono ancora diversi gli allievi che, fino a questo momento, non hanno ancora ricevuto un verdetto finale da parte dei loro professori. Incerto è in particolare il destino di Aaron e Piccolo G, i due cantanti del team capitanato da Rudy Zerbi. L'insegnante di canto, durante l'ultima registrazione del talent show, ha ammesso di avere ancora dei dubbi sul conto dei due allievi e di non avere quindi le idee chiare sul da farsi. Nel corso dell'ultima puntata del pomeridiano domenicale in onda domenica 12 marzo su Canale 5, si scoprirà la scelta finale di Zerbi. Nel corso di questo appuntamento conclusivo con il talent show, potrebbero essere svelate le prime anticipazioni sul serale. Non si esclude, infatti, che Maria De Filippi possa rivelare i nomi dei giudici che si metteranno in gioco quest'anno per esprimere il loro parere sul conto degli allievi ammessi allo show di prime time. Tra i nomi che erano stati fatti in queste ore, figuravano quelli di alcuni ex concorrenti del talent show, come nel caso di Rama e Annalisa. Nomi che, tuttavia, non sono mai stati confermati dalla produzione del talent show di Canale 5.